bagno. Vado. Amore. Amo, fa colazione, dai, così me la da lavare. Ah. No. Vai. Piano. Vai. La mattina è 15. Mi sembra di sì. Wow, mi viene un po'. Che novità! Oh, dove hai detto? Che novità! Boni questi. Tuo padre ha detto la stessa cosa. Boni questi di lungo. Sono un loco. Lo so. Lo so perché ti piace il cocchino a te, amore mio patatino. Stamattina ho cambiato il colore del rossetto e un po' qui sbatte perché le luci sono fredde, però è questa matita di Cosmi, questa qui, che ho preso dal cinese. L'unica cosa che trovo scomodo è il fatto che io abbia messo soltanto una volta la matita e praticamente la punta è già fottuta. Speriamo che col temperino normale si temperi bene. E poi sopra ci ho messo appena appena tipo così il rossetto che piace a me di Maybelline, il matte, però voglio aggiungerci un qualcosa perché mi sento le labbra troppo secche. La matita sotto però, perché il rossetto ve l'avevo già fatto vedere, non è per nulla secco. E poi come blush, anche ieri ho usato questo qui che avevo trovato nel calendario di Winnie l'anno scorso credo, e mi sta piacendo tanto perché riesco a modularlo ed è praticamente dello stesso colore del California, che amo tanto, solo che il California è in polvere. E comunque i prodotti in polvere danno, no, un po' di secchezza, o comunque di aspetto un po' più decrepito. Invece quelli in crema danno proprio un effetto super glow, rimpolpante. Voi che ne pensate? A me piace molto. Stamattina poi mi voglio mettere, che però ho nell'armadio, mi fa male il braccio, la catenina che mi ha inviato Anna, e il suo anello lo indosso sempre, devo trovare ancora il dito giusto secondo me, però l'ho messo qui con questo davanti perché qui mi sta un po' largo, e per tutto dicembre avete il 10% di sconto col mio, dovrebbe essere Silvia 10 o Silvietta 10, ma ve lo scrivo giù se vi interessa qualche gioiellino carino. E mi vado a mettere la croce perché non vedo l'ora di indossarla, perché quando ho le tute non mi piace il silver perché è troppo elegante. E quindi stavo dicendo, mi metto quella stamattina e poi niente, affrontiamo un'altra giornata chilometrica. Io in realtà sarei dovuta andare in palestra, ero convintissima che sarei dovuta andare, invece poi mi è venuto in mente che ieri, essendo stato a Casalillo, io non ho lavorato al vlog che ho appena finito di girare, quindi poi rimango, mi si accavallano i giorni, quindi se vado in palestra non ho il tempo poi di fare il video, cioè di editare, anche perché dalla palestra torno di solito che è l'ora di pranzo, quindi a malincuore oggi niente palestra, cioè non ce la posso fare, fa tutto a qualcosa, devo rinunciare. E vi ho promesso che sotto Natale avrei fatto i video tutti i giorni, e se ce la faccio dovrei cercare di recuperare sabato, andare in palestra sabato, ma vediamo. Ok, stando dentro l'armadio non posso vedere se sono a fuoco, eccola qua. Se mi ricordo e l'outfit lo permette, la vorrei indossare anche a Natale. Adesso la vediamo indossata, vi avevo promesso che poi l'avremmo indossati, ma poi io ho talmente tante cose da fare durante il corso della giornata che veramente a volte mi dimentico pure di respirare, ragazzi. Uff. Oh mio Dio, la clip è talmente piccina che io con queste mani che mi ritrovo, mamma mia, non riesco a fare più niente con queste mani, raga. Poi questo che mi sono rotta il mignolo proprio, che meraviglia, eh? Bella, eh? Stupenda. Madonna. Questa con una bella scollatura. Da paura. Mi sto facendo un po' di pranzo, è mezzogiorno meno un quarto, e mi era avanzato il fegato e lo sto facendo non alla veneziana, quindi senza cipolla, però l'ho appena appena infarinato e fatto a bocconcini perché
c'ho sempre paura che non mi si cuocia bene, infatti lo cuocio, lo stracuocio, perché cioè, il fegato al sangue anche no, e quindi l'ho fatto a bocconcini in modo che mi si cuoce prima e quindi evito di indurirlo. E ho anche abbastanza fame e ecco, non ci ho pensato, mi sarei dovuta comprare oggi un pezzettino di pane, però col fatto che sapete che io il pane non lo compro mai perché effettivamente non lo mangiamo, e quando lo compro magari lo butto, perché lo butto tra virgolette, lo grattugio o lo do agli uccelli, quindi non è che lo butti, però vabbè, per me non mangiarlo noi è come se lo buttiamo, lo mangiamo lì per lì e poi niente, poi non mangiamo più, perché poi dipende da quello che c'hai diciamo di pranzo, no? Anche perché effettivamente io poi personalmente mangio il pane volentieri solo quando ho un secondo o un contorno. Di solito faccio un po' di riso, se magari una minestra, quindi il pane mi serve a poco. E niente, vabbè, faccio questo fegato, sono stata tutta la mattina al montaggio video, scusate che vedo gente fuori, al montaggio video, e però devo stirare una miriade di panni e la cosa mi terrorizza perché in realtà so tutti i panni da lavoro di Lillo e quei cacchio di pantaloni manco con una pressa se stirano come dico io, però li devo assolutamente stirare. Oggi finalmente il tempo ci ha dato un po' di tregua dalla pioggia, ieri ha piovuto tutto il santo giorno, dalla notte fino alla sera, penso alle 10, 9 e mezza, 10, ha piovuto tantissimo. Fatto sta che stamattina, anche se fuori era lercio e fradicio, io Fibi non la porto mai quando è sporco, cioè quando è così sporco, oggi se erano due giorni, poverina, che non riusciva a uscire di casa per il diluvio universale, non ha smesso un attimo, quindi l'ho portata a fare una passeggiata, però poi io l'ho riasciugata tutto, le zampine, perché comunque come vi dico sempre Fibi è vecchia, e farla camminare pure in tutta quell'umidità, nel bagnato, ma lei proprio, l'ho detto un sacco di volte, lei non ha proprio piacere, lei te guarda come per dire perché io devo uscire questo tempo, quindi quando posso evito, anche perché comunque era umido, io penso sempre che anche se gli metti il cappottino, a parte che loro stanno proprio a terra, quindi è un po' come l'estate quando il pavimento per loro è super rovente, non la facciamo mai uscire nelle ore calde, però penso che è vecchietta, no? Io dico sempre, c'ha 16 anni, e operata un sacco di volte alla schiena, quindi penso pure a tutti i dolori ossei che gli posso causare soltanto portandola fuori con un pochino di umidità o anche un po' più di freddo, quindi a volte preferisco veramente tenerla a casa al calduccio, perché quando lei si alza dalla cuccia mi fa una tenerezza infinita perché ci mette tanto, ma poi quando si alza la vedete che fa, cioè, cammina tutta storta perché il corpo ancora non è caldo, e quindi perché la devo far uscire quando, cioè, quando il tempo non è dei migliori, quindi me la tengo al caldo e amen. Cioè, manca solo che viene l'influenza al cane, perché cioè, voi magari state a ride, però se sa mai, mettete che l'influenza dei cani non esiste, anche se ogni tanto i cani si raffreddano, cioè sembra una cavolata, ma io ho sentito sta cosa del cane con la tosse, raffreddore, che starnutiscono, vabbè magari dico una cacchiata, però metti che l'influenza dei cani non esiste, ok? Voi potete star pur certi che Fibi sarebbe il primo caso nel regno animale a prendersi l'influenza canina. Quindi teniamola sotto controllo, riguardata e amano. Va bene, adesso mi mangio sto pezzetto di fegato, mi prendo il pane in cassetta e pranzo. E poi mi metto a stirare subito. Ragazzi, è super invitante, c'è un profumino che non potete neanche immaginare. Sulle forze ho acceso il ferro da stiro, ma volevo approfittare anche di smontare sto stendino, così almeno se c'è qualche panna anche qui laviamo, cioè stiriamo anche quello, però non so se inizia a stirare o prima ritira pure questi, mi sa che me li ritiro così almeno li metto nella cesta, sennò faccio parte che secondo me non ce la farò a stirarli tutti sti panni, infatti mi sa che no, fatemeli lasciare qua, sennò poi è un casino. Prima stiro quelli più importanti, intanto lì c'è pure qualcosa che non va stirato. Comunque di qua si sta molto bene, fa più caldo, in salotto fa freddo, però devo andare a vedere se ho chiuso la porta della cameretta, la finestra della cameretta di Stefano. Comunque guardate che ho risistemato tutto, guardate, non fate caso lì che io ho accroccato una specie di divanetto, ma mi manca un cuscino viola,
Stavo pensando di metterci quelli di fuori perché il terrore di andare a guardare se abbia tenuto, diciamo, la federa, quella protettiva per i cuscini, perché ha piovuto talmente tanto. Comunque gli ho dato di nuovo una mega pulita, una bella sistemata. Da finire, perché qui bisogna cercare di togliere questa cesta. Qui abbiamo cambiato dove prima c'aveva il trenino, i Lego, a parte che per spolverasti Lego, ragazzi, ieri mi veniva da piangere. Comunque ho levato tutti i Lego che aveva qua sopra e ci ho messo le foto che aveva sulla scarpiera, e invece dove c'erano tutte le fotografie ci ho messo questi Lego che secondo me stanno un pochino più ordinati. Infatti Stefano mi ha detto: mamma, sembra vuota la mia camera. Vabbè, qui c'è ancora i quadrucci e basta. Poi vabbè, c'è da sistemare il pigiamino suo. In realtà dovevo... aspettate che chiudo la finestra. Dovrei sistemarli anche di sopra, ma oggi non faccio in tempo. Lui quando tornerà si farà il letto, poi devo sbattere il tappeto che c'è un po' di polvere, queste cavolatine così, però... No, faccio una cosa o ne faccio un'altra, raga, perché io so una, non ce la posso fare, giuro. Anzi, io certe volte dico, io non lo so come faccio a volte a fare tutto quello che faccio. Cioè, quando arrivo alla sera, che magari tu ti guardi intorno e sembra che tu non abbia fatto niente, perché in realtà le cose da fare sono tante, però poi dopo dici, che ho fatto però stamattina? Ah, che ne so, ho portato un ragazzino a scuola... Sono andata in farmacia a prendere due cavolate, e che cacchio ne so, sono tornata a casa, aspirapolvere, il cane, il pranzo per me, il pranzo per cane, rilava tutti i piatti, perché quando sono due pezzetti non è che mi metto in lavastoviglie, ecco, editate in video, stira, cioè tutte ste cose, vai a prendere ragazzi a scuola, torna, fai i compiti, rifai di cosa, arrivi la sera che dici cacchio, sembra che non ho fatto niente, invece ho fatto il mondo vero. Appunto questi tagli che non finisce. Li metto qua sul lato basso qua. E ci ho messo e no, metteci qua la carta in tutte le cominciato, poi serviranno delle bollette. Allora, stiamo cercando di fare l'armadio dei verbi, ma prendermi un fazzoletto è una cosa che lui, amore mio, sa, cioè poteva fare pure da solo, ma a colla a caldo no. Avina, ti viene un attacco? No, amore, perché questa qui tra l'altro neanche funziona, quindi... Una volta mi sono bruciata con un filo di colla a caldo, mi sono bruciato un... Ecco, appunto. Non ho trovato la gomma Eva, quella che già c'ha l'adesivo sotto, che con quella era un attimo, invece... Ma proprio che io li so i verbi, quindi non mi servirà più. Sì, ma a me, vabbè, è una cosa da fare per scuola, la fai. Quindi. Poi non mi funziona tanto bene. No, guarda, proprio lo ziggurat da solo. Ma la dello ziggurat, non farai mai in tempo. Ci provo. Io la tengo più pigiata possibile, però... Niente, non tiene manco la colla. Come cavolo fai a fare questo coso? Manca la colla a caldo, tiene, guarda. Guarda. No, così la rompi. Aspetta, aspetta, ti do una mano a reggere. Ah, aspetta. Vabbè, te lascio tranquillo, dai. Perché si spegne sto sportello? Cioè, neanche se mi ingegno. Ma me la odio. Cioè, la odio. La odio, la odio, la odio, la odio, la odio, la odio. Passa fantasia di fare cose, guarda. Ok, forse dopo 2 ore e un quarto ce l'ho fatta a far attivare lo sportello. Era attivo, ma io non vedevo niente. Allora, le 8 saranno? No, forse un po' più tardi. 8:30, oddio non lo so. Allora, mi sono già bella che struccata, comunque non c'è niente da fare, non so voi, io provo tante cose,
Però quando uso il latte detergente al posto dei gel, al posto delle mousse, al posto dell'acqua micellare che odio, il latte detergente mi dà, almeno per la mia pelle, mi dà proprio un aspetto diverso. Anche se la mousse di Hello Body, cioè, io la usavo al mattino però, e la sera usavo comunque il latte detergente, non lo so, però il latte detergente mi dà proprio tutta un'altra sensazione sul viso, a parte che me lo nutre, e poi non lo so, sembra come se mi abbia chiuso un po' la grana della pelle. Tra l'altro oggi in farmacia ho provato una crema dell'Eufrida, si chiama Eufrida, mi pare di sì, l'ho provata un po', peccato che puzzava, ma cioè, vi dico che io l'ho messa stamattina, mi sono lavata le mani miliardi di volte e riesco ancora a vedere la differenza qui, cioè praticamente mi ha mimetizzato tutti i pori, cioè da questa parte la pelle è super liscia, di qua sembra un po' più rugosa, cioè confronto a questa, cioè, guardate come, cioè non so se si vede, però è totalmente diverso l'aspetto delle mani, cioè una cosa fantastica. Veniva 20 euro, vi ripeto, puzzava un po', a meno che non era il tester che stava lì da un po', quindi aveva un cattivo odore, però appena ho i soldi me la compro, perché oggi in realtà ho speso un altri 22 euro appena cosa per i capelli, infatti mi volevo lavare i capelli, ma siccome oggi non sono andata in palestra, ci vado domani. Dopo la palestra mi faccio quel trattamento, sono delle fiale, visto che a livello locale, cioè a livello di bocca ho provato tanto, ricominciamo pure con qualcosa di locale. E poi l'alimentazione, io lo dico sempre, raga, la cura fondamentale per i capelli è l'alimentazione, che io purtroppo le cose che fanno bene ai capelli, a parte le uova, ma non è che ne puoi mangiare un quintale e mezzo, l'avocado come regola non lo posso mangiare, la frutta secca non la posso mangiare, le verdure a foglia verde scura, ma io non posso mangiare tutte le verdure, quindi i legumi, tutta sta roba qua non è che ne posso mangiare un quintale, comunque vabbè. Skincare routine, mettiamo un po' di olio di Hello Body, questo, però sono indecisa perché io di solito metto anche l'acido ialuronico che poi mixo con il retinolo. Quindi ero indecisa se fare, però questo non lo vorrei mixare, quindi facciamo prima questo, se no faccio un papocchio. Mi devo mettere il contorno occhi, questo no perché è più da giorno. Comunque pure oggi, raga, una giornata, a parte che ha ricominciato a piovere. Vabbè, mettiamo questo perché non trovo il contorno occhi, quello della notte. Metto questo, a parte che va bene uguale, occhi, cioè giorno, notte. Allora, giornata, come ho detto, super chilometrica. E tra l'altro mi sono appena resa conto che io mi volevo sbragare, ma se domani vado in palestra, io adesso mi devo mettere al montaggio dell'altro vlog per domani, che non è quello di oggi, è quello di ieri, che io ancora devo editare. Quindi, mamma mia, ragazzi, sto per di colpi. Poi quando arriva a un certo punto mi dimentico totalmente di quale vlog devo mandare, di quale giorno, vabbè, sono un po' sfasata. E quindi ecco, farò quello. Poi è venuto Stefano che abbiamo dovuto ripassare tutto il clima. Vi ricordate quello che abbiamo ripassato l'altro giorno? Che avete sentito un pezzetto di interrogazione? Ecco, siccome il mercoledì poi è stato sciopero, loro sono entrati a scuola, ma la maestra no. Ovviamente gli manca l'interrogazione. Quindi mo la maestra ha detto che domani l'interroga. Vi ripeto, lui studiando, capendo, ha riletto un attimo, dice: ah sì, ho capito qual era, ma ricordo, infatti me l'ha detta e se la ricordava, quindi siamo tranquilli, però lo voglio rinterrogare. Poi l'ho aiutato a fare sto cacchio di armadio dei verbi, perché in realtà, allora, era una cosa che avremmo dovuto fare già da un po', era per oggi, però ci avevamo tempo, ma col fatto che lui è veramente tanto impegnato tutti i santi giorni, anche quando non ha niente da fare, ma ci sono interrogazioni, è ovvio che mandiamo avanti le interrogazioni invece che un'altra cosa, ecco, è sbagliato perché è comunque in compito, però ci avevamo tempo. Ci siamo ridotti all'ultimo. Io cercavo la gomma Eva, quella con l'adesivo che non c'era, non so se ve l'ho detto, vabbè. Questa con la Vinavil non si attaccava, anche perché io volevo che lui lo facesse da solo, ecco perché ho detto io prendo quella già adesiva o la con la Vinavil. Invece col fatto che sta colla Vinavil non attaccava, ho dovuto tirare fuori la colla a caldo e la colla a caldo l'ho dovuta usare io. Quindi insieme abbiamo fatto le misure e tutto quanto, poi lui ha ritagliato tutto quanto e poi però la colla io l'ho dovuta mettere io, sono pure un po' bruciata, ma pure lui. E quindi vabbè, abbiamo fatto sto lavoretto, abbiamo finito, ci si è attaccato tutto quello che ci doveva attaccare e mo lo sta riempendo di tutti quanti i verbi. Che c'è sta?
È finito, mamma? Dopo la pagina di diario. Attento però. Di qui. Vieni, fallo vedere. Ah, mo deve fare una pagina di diario. Ma amore, però prima chiudilo, glielo di far vedere. Prima chiuso. Wow. Piano però, amore, che si regge per miracolo. Poi non si incollava. Poi non è perfetto perché io, come sapete, ci tengo sempre che lui faccia le cose da solo. Se io lo devo fare perfetto, io facevo io, giusto sta? Giusto. Vieni, fa vedere. Chiudi. Lui ha fatto l'armadio del Barbie. Che bello. Vedete qua. Che bello. Fermo? No, mettiti più dietro, davanti. No, io vi faccio di manici, sì, che sono la parte più bella. Però si vedono uguali. Tira su, ecco. È più grande di me sto robo. Vedete? E poi si apre, fagli vedere. Aspetta. No, no, no. La Barbie vuole far vedere i rolletti. Capite, sì. Ma questo è filo, è spago. Sì, amore, sono i miei rocchetti del lager filo. Poi si dovrà aprire questo robo che non ci farò niente. E... sì, infatti ho detto cena, perde tanto tempo per una cosa che poi devo buttare. E l'ho riempito di... Beh, abbassalo, lo devi abbassare. Ok, vedete? Ha messo tutti i verbi nel verbi, modo indicativo, l'imperfetto, tutte queste cose così. E quindi mo domani... Però fa piano, Stefano. Devi chiuderlo, perché lo devi chiudere, bravo, in maniera adeguata, Ste. Lui ha fatto l'armadio del Barbie. Oh, e quindi, però, ma... amore, ma quando mai te giudico? Io che... poi, figurati se io te giudico, mamma. Questo è il mio unico armadio rosa. E mantienilo, che poi mettilo sul tavolo così domani lo portiamo a scuola. Ok, quindi, un po' d'olietto. L'ho messo. In realtà me lo fa pure la macchinetta quella. Pure avevo preso, ma ve lo voglio far vedere, avevo preso sto coso perché avevo letto che era tipo rassodante, antirughe, però nello stesso tempo faceva pure la pulizia. Però boh, cioè a me mi dà l'impressione che è solo per la pulizia, ma poi ma come si usa? Cioè si usa da sta parte così o tipo così che deve andare a levare, tipo così. Secondo me si usa così. Però poi io, questo qui sapevo che faceva tipo zzz, capito? Zzz, tutte ste cose, per fa- io infatti facevo tipo sto movimento qui, no? Tipo per le rughe. Perché lo sto usando che è spento? Puzza di ferro. Però, boh, ma come si userà? Comunque ero tentata di provare a mettere questo olio un po' sulle punte. Ma non i capelli intinti all'olio, ma tanto domani mi devo lavare. Mi sa che dopo mando un messaggio a mia sorella per dirgli se domani vogliamo fare colazione insieme, perché lei stamattina mi ha chiamato per andare a prendere un caffè, io però stavo a fare colazione al bar, io ho detto, mi ha detto passi dopo, io però dovevo andare in palestra, quindi gli ho detto guarda passo domani perché dovrei andare in palestra. Invece vi dico la verità, ho fatto 2 miliardi di giri, mi si è fatto tardi e quindi mi è passata l'ora di andare in palestra, infatti mi sarà detto appunto ci devo andare domani e quindi io volevo dire a mia sorella vieni tu al bar, facciamo colazione e poi ognuno a casa sua, perché se no non finisco più. Amore, io ti devo rinterrogare di nuovo. Posso sapere una cosa, se la pensate come me, che so anche che ci seguono tanti bambini? Sì. Ma pure voi pensate scuola uguale fare una pagina di diario al giorno, almeno la mia, però tu uguale devi, nella vita che serve? Tu devi sapere, cioè devi saper spiegare quello che dici. La maestra vi ha dato da fare una pagina di diario al giorno. Dove ora, dovete però dovete scrivere quello che è successo in classe. Ora, nella mia vita, che me ne faccio? Quando ho 40 anni vado a lavorare e dico ah sì, oggi al lavoro... ho fatto questo e questo e questo. No, allora prima di tutto vi serve per imparare ad esporre anche su carta. Anche quello ho detto, perché voglio impararvi a fare scrivere. Perché tu sei molto brava ad esporre. Però poi quando ti metti insieme il concetto sullo scritto, a volte, visto, ti perdi, ripeti sempre le stesse cose, non ti rendi conto che l'hai scritto già una volta. Perché parlare te ne rendi conto, scrivere un po' di meno. Direi. E poi ti aiuta anche a correggere determinati errori, più scrivi e più certo, determinati errori non li fai. Allora, okay, ho un trucchetto. Volete una stampante 3D? Allora, ma non volete spendere i soldi? Allora, comprate una stampante 3D. Con la stampante 3D stampate un'altra stampante 3D
E con la stampante 3D che avete stampato, la usate per stampare altre cose 3D. E la stampante 3D che avete comprato, quella che vi è servita per stampare la seconda stampante 3D, la fate rimborsare i soldi. Quindi così avete una stampante 3D senza spendere i soldi. Pensi che hanno capito? Allora ve lo spiego in breve. Comunque guarda che allora volete una stampante 3D, comprate la stampante 3D. Con la stampante 3D stampate un'altra stampante 3D e la stampante 3D prima la fate rimborsare, così avete la stampante 3D ma l'altra vi ha rimborsato tutti i soldi, quindi Va bene. Io mi sono messa un po' di questo, non so perché, la sera, ma lo faccio da una vita, la sera mi metto un che ne so, ti dà le gote un po' rosse, no? Perché tuo marito deve vedere un cesso ambulante? Sei anche tu un cesso ambulante? Non temere, usa il blush stick di Winnie, una garanzia. Va bene, adesso io rinterrogo quel fagiolino, tolgo quintali di capelli da questa spazzola. Questa spazzola ha 30 anni forse, però pettina da Dio. Va bene ragazzi, io vi do un bacio a tutti, ci vediamo domani, ciao!